assistente mi dice che ha preso il mio diario. Posso sapere perché? Non ho un libro di bordo sul Nautilus ed ero molto curioso di leggere il suo resoconto della piovra gigante, particolarmente del mio miracoloso salvataggio. Secondo lei, Mr. Land è un eroe, nella miglior tradizione dei romanzetti. Ciò può essere vero solo se lei considera poco la sua vita. Avrei dovuto aspettarmi questa risposta. In realtà si duole di avermi salvato la vita tanto quanto mi dovrei io di salvare la sua. La differenza è che io non avrei neanche tentato. Ed è questa differenza che dà a Ned Land una dignità umana che lei non possiede più. Posso dirle una cosa? Sembra deciso a dirla. La dica. Lei protesta troppo. So che è stato molto toccato dal gesto di Ned, ma si vergogna di ammetterlo. Lei non può tollerare una fede nell'umanità, perché altrimenti tutto questo, la struttura di questa sua esistenza che ha costruito sull'odio e sulla vendetta, crollerebbe nella nuda menzogna della sua vita. Lei è un uomo sconfitto, in lotta con i consigli del suo cuore. E lei è un uomo estremamente ingenuo. Ingenuo? Sì, è facilmente influenzato dai sentimenti. Le buone azioni che contrastano quelle cattive, la lotta degli estremi. Lei semplifica troppo, il mondo è più complesso di così. E il bene non deve misurarsi con un metro così piccolo come gli spacconi eroismi di Mr. Land. Ciò che egli fa un giorno disperebbe volentieri il seguente. La vera bontà deve essere costante e sempre feconda, allora è una forza. Ho paura che lei cerchi la perfezione, non la troverà mai. Io l'ho già trovata. Ecco, è il mondo di fuori che è imperfetto. Se uomini e nazioni avessero veramente la bontà di cui parlo, sarei disposto a dividere tutto questo. I miei documenti, tutto quanto. Lo dividerebbe davvero? È la sola ragione per cui lei è ancora vivo. Dal momento che è salito a bordo del Nautilus, avevo sperato che lei potesse essere la chiave di un mio piano. Intendevo usarla come un emissario. Ma ora non so. Non si fida di me, capitano? No. Poi lei è un eterno ottimista. Crede davvero che deporrebbero le armi e abolirebbero i campi di lavoro? Sì, credo che potrei persuaderli. Mi faccia provare. Ci avviciniamo a Vulcania. Voglio che lei veda la portata di quei segreti per i quali mi hanno braccato. La scienza che è costata la vita a quelli che mi erano più cari. La potenza che è ancora mia. Abbastanza energia da sollevare il genere umano dagli abissi dell'inferno fino al cielo. O distruggerlo. Forse allora si sentirà meno portato a barattare un tale tesoro. Ne discuteremo a suo tempo. Abbiamo avvistato l'isola. Perché ci siamo fermati? Navi da guerra di prora. Che bandiera battono? Nessuna. Va pure. Ecco la risposta per lei. Ci aspettano al barco proprio quelli coi quali lei voleva trattare.